Ben ritrovati! Con la lezione di oggi cerchiamo di esaurire la trattazione dei verbi in mi, parlando dei cosiddetti atematici radicali, in cui è incluso il verbo essere e i mi, che finalmente potremo analizzare in dettaglio, di modo che sarà poi per voi più semplice riconoscerlo nei brani d'autore, anche perché il verbo essere richiama di conseguenza il caso nominativo, vale a dire essere più il soggetto ed eventuali parole che al soggetto si riferiscono in funzione di parte nominale. E tutto l'insieme dà il predicato nominale. La macchina è rossa, è copula rossa parte nominale e pertanto è rossa si chiama predicato nominale, dove rossa si accorda in genere il numero con macchina in italiano e in greco la concordanza ovviamente anche nel caso. I verbi atematici radicali formano il tema del presente senza raddoppiamento e senza ampliamento, differenziandosi così dalle voci verbali esaminate la scorsa volta. Quindi, nella sostanza, il tema del presente in tali formazioni verbali di fatto coincide con la radice del verbo, da cui la definizione di atematici radicali. Tema del presente e tema verbale o radice appunto coincidono e a tale tema vengono poi aggiunte direttamente le desinenze principali o storiche, come nel caso di ottativo e imperfetto. Gli atematici radicali sono i verbi mostrati a schermo: emi, essere, eimi, andare, femi, dire, cre, indeclinabile con significato di bisogna, emi, dire, forma attestata solo nel lattico e non così frequentemente, cathemai, sedere, e infine keimai, giacere. Come potete vedere, gli atematici radicali sono in numero piuttosto esiguo, però sono ampiamente presenti negli autori da tradurre, per il fatto che si tratta di verbi molto usati nella comunicazione quotidiana, certo quando ancora si parlava il greco antico, essere, andare, dire, sono indubbiamente verbi che usiamo con frequenza elevata e che di conseguenza poi si ritrovano sui testi. Sono tra l'altro verbi molto arcaici, usati per lo più soltanto nel sistema del presente e possono mostrare all'analisi sincronica, quindi analisi della lingua che si concentra sugli esiti prodotti in un determinato range temporale, svariate anomalie dovute all'insorgere di diversi fenomeni fonetici dell'ordine ad esempio della contrazione o del dileguamento di alcune consonanti, che poi, come rivela l'analisi diacronica in questo caso, cioè lo studio della lingua nel normale corso del tempo, sono intervenuti come vedremo nella coniugazione. E per approfondimenti mirati su questi verbi in un contesto di linguistica sincronica e diacronica, vi rimando ai vostri manuali per una panoramica sicuramente più esaustiva e competente sull'argomento. Cominciamo proprio dai mi, essere, e dal suo tema verbale duplice, es, sigma. S il grado normale, sigma il grado ridotto, grado zero. Vi lascerò a tal proposito anche qualche informazione di grammatica comparata citando il latino, ma non preoccupatevi perché non è assolutamente richiesta la conoscenza del latino, però potrebbe essere interessante per tutti coloro che hanno acquistato anche il corso di latino comparare gli esiti delle due lingue, che effettivamente, come spesso si dice e ha ragione, sono lingue gemelle. Partiamo dall'indicativo e diamo una lettura, data l'importanza di questo verbo. Emi, ei, estin, esmen, este, eisin, eston, eston. La duplicità delle radici verbali s sigma produce una significativa variazione apofonica se confrontiamo singolare, plurale e duale, fenomeno attestato in sanscrito e in latino, lingua in cui il verbo essere, come potete vedere dal riquadro a schermo, fa sum, es, est per il singolare e sumus, estis, sunt nel plurale. Il duale in latino manca. Nello specifico del greco, la prima persona singolare del presente indicativo si forma dalla radice es più la desinenza mi, senza vocale tematica, per cui esmi, con caduta successiva di sigma e allungamento di compenso della epsilon per dare eimi. Sum, in latino, che in origine era essum, recupera appunto questa radice es, che di fatto in latino ritorna con es, est per il singolare ed estis per il plurale. La seconda persona si forma da un originario esi, con caduta del sigma intervocalico che mi ha dato ei con accento circonflesso, e la terza persona fa invece esti con nie felcistico. Nel plurale, la prima e la seconda persona semplicemente aggiungono le desinenze men e te alla radice es, laddove la terza si forma al contrario dalla radice sigma. Originariamente, difatti, era un senti, con caduta del sigma radicale che ha dato prima enti e in un secondo momento, tramite caduta del gruppo nittau e allungamento di compenso della epsilon, ha restituito una forma eisi con nie felcistico, per analogia alla terza persona singolare.
nonostante quella tau sia rimasta ad esempio nel participio ensentis di sum latino, participio presente e parola facente parte del lessico specifico della filosofia, l'ente, stoicheion per i greci, cioè ciò che è, ciò che esiste, ente che naturalmente con l'avvento del cristianesimo e di una filosofia cristiana è diventato Dio, un ente superiore che fa sì che gli altri enti esistano, concetto che nel pensiero greco trova effettivamente qualche difficoltà, considerando che l'idea di una creazione dal nulla non è ben tollerata dalla mente greca, per la quale il niente non genera nulla. Ritorniamo al duale, molto semplice, desinenza ton, aggiunta direttamente alla radice es. Una cosa molto importante, prima di vedere gli altri modi, dobbiamo però dirla. Il presente indicativo, che qui in flessione vediamo essere ossitono, perché accentato in ultima sillaba, sui brani d'autore lo trovate invece in clitico, dunque non accentato, tranne la seconda persona singolare che è tonica. Ora, considerando che il verbo essere viene anche usato come esserci, come esistere, quando significa proprio esserci, esistere, specie ad inizio frase, spessissimo la terza persona singolare è, possiamo ritrovarla sui testi anche in forma parossitona, come in questa frase di Senofonte, esti corion crematon pollon meston. Vedete, esti è ad inizio frase e parliamo di una terza persona singolare, dal verbo imi. Corion è la parte nominale e significa fortezza, e dunque vi è una fortezza. Esti corion, piena, meston, che è poi l'equivalente di plenus e refertus latino, che di fatti vuole tanto in latino quanto in greco il genitivo, piena di che? Di che cosa? Crematon pollon, di molte ricchezze. Cioè, esiste una fortezza piena di molte ricchezze. Talvolta, invece, anche nel significato primario di essere, se imi è ad inizio frase, lo si può trovare ossitono per dare enfasi al discorso. Infatti, la frase di esempio è tratta da un verso di Archilogo, che tuttavia non leggo in metrica. Imi tego terapon. Io, ego, sono emi terapon. Servo, quella particella de conferisce enfasi al verso. Io sono in vero, io sono in verità, servo. Vediamo ora cosa succede al congiuntivo, all'ottativo e all'imperativo, ricordandovi, proprio perché non mi va di lasciare nulla di intentato, che tutti questi verbi sono intransitivi o comunque intransitivamente usati e pertanto non esiste diatesi medio passiva. I verbi intransitivi sono solo attivi.